mi porto sicuramente via il primo tempo di una squadra che ho visto sicuramente in netto miglioramento in confronto alla partita con Milan. Ma sai, il campionato italiano ha una storia, ha una lunga tradizione, ha una lunga storia, e solitamente le squadre che ne vengono a capo sono quelle che subiscono meno gol, e quindi per noi non subire è importante. La linea difensiva penso che negli ultimi tempi al di là che sta facendo bene, ma che sia più protetta rispetto alla fase iniziale della stagione da parte dei centrocampisti. Gli attaccanti vanno a pressare molto di più sulle palle perse, e questo limita il numero delle ripartenze agli avversari, quindi il compito dei difensori è un po' più semplice rispetto al nostro girone d'andata. Però al di là di questo ci fa anche piacere che tutti e tre i nostri attaccanti stasera siano andati a segno. Ti volevo parlarti di Higuain, che penso che sia un ritorno importante per te, per la squadra, per le caratteristiche che ha e che lui solo ha in questa rosa. Quanto può essere importante anche per lui il gol che ha fatto questa sera, se pensi che in qualche modo si sia risintonizzato? Ma ne abbiamo parlato anche ieri della storia di Higuain degli ultimi mesi. È una storia che lui ha sofferto di questa pandemia che l'ha molto colpito, segnato, e all'inizio per lui era, cioè, noi gli parlavamo di calcio, sembravamo dei pazzi scatenati in relazione a come aveva vissuto lui la storia. Quindi mi fa piacere che al rientro stasera, dopo un brutto periodo, poi anche un infortunio l'ha frenato, abbia segnato e si sia completamente riconciliato con il calcio. E chiaramente per noi è un giocatore importante, è un giocatore forte, è uno degli attaccanti centrali più forti che ci sono in circolazione, e quindi per noi averlo in piena efficienza e a pieno servizio nella parte finale della stagione è forse più che importante, potrebbe essere determinante.